serio mi tende infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo. Crocifisso mi presentai a voi nella debolezza con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si passarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito, della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Gesù non ci costringe mai a essere suoi amici, ma ricordiamo che Lui è morto in croce per noi, per cancellare tutti i nostri peccati e per dare a noi la sua stessa vita, la vita eterna. Quale amico farà mai tutto questo per te? Prova a pensare a come hai conosciuto Gesù. Lo conosci perché te lo hanno spiegato a scuola o perché ne hai sentito parlare al catechismo o in chiesa? Certo, tutto questo è importante e sicuramente a scuola, catechismo e in chiesa hai davvero conosciuto Gesù. Ma forse più ancora che nelle spiegazioni che ti hanno dato, lo hai incontrato negli occhi dei tanti insegnanti, catechisti, amici che semplicemente ti vogliono bene, della mamma e del papà. Quando uno ti vuole bene è Gesù che ti vuole bene e te ne accorgi, e come? Padre di eterna sapienza, fa che smettiamo di pensare a te solo con la nostra testa, imparando ad ascoltare il nostro cuore. Aiutaci a vedere nella morte in croce di Gesù non la follia di un uomo, ma l'immenso amore di Dio per l'umanità.